Incontro oggi pomeriggio nella sede di Centuria a Faenza, organizzato da Confindustria con i 9 candidati sindaco per le elezioni di fine maggio. L'Associazione degli imprenditori industriali ha così presentato ai diversi schieramenti le proprie richieste dirette alla nuova amministrazione comunale, la seconda consecutiva in tempo di crisi, chiedendo espressamente di sostenere il rinnovamento del settore. Confindustria, come altre associazioni di impresa, si aspetta di vedere da questi candidati una presa in carico del tema dello sviluppo delle imprese. Lo sviluppo delle imprese è un argomento che probabilmente interessa solo una minoranza di cittadini, perché se vediamo gli occupati nell'industria e nelle attività edilizie e quant'altro sono solo il 27%. Gli occupati in agricoltura sono solo il 7%, quindi se andiamo a fare le somme siamo un 35% contro 65% di altre persone che sono occupate, diciamo, genericamente nei servizi, che siano servizi pubblici o altri. Quindi una netta minoranza. Quello che noi solleviamo è il tema di pensare al futuro, in quanto se non c'è valore aggiunto generato dall'agricoltura e dall'industria, anche le persone occupate nei servizi si ridurranno drasticamente. E quindi i temi della campagna elettorale per noi devono essere caratterizzati avendo al centro del programma un progetto per far sì che in questo secondo mandato, dopo il primo che ha attraversato la crisi, possa dare corso a uno sviluppo di iniziative importanti che vadano a creare nuovi insediamenti di industrie, nuove opportunità di occupazione, nuovi sviluppi delle imprese che magari ci sono già. Se questo non diventa patrimonio di tutto il territorio, cioè dei cittadini, sarà difficile realizzarlo, perché ci saranno n ragioni per sostenere che è più vantaggioso fare un qualche cosa che interessa una sola minoranza rispetto ad altri, e magari finiamo per discutere moltissimo della raccolta porta a porta, ma non si spendono molte parole per dire cosa faremo per le imprese che si devono sviluppare nei prossimi 5 anni. Ecco, noi ci auguriamo che sia possibile innescare una riflessione da parte dei candidati anche sulle tematiche che a nostro avviso influenzano moltissimo il benessere di questo territorio, che resta alto, ma che se non ci diamo da fare in maniera sistemica, crescendo le conoscenze, portando a nuove sfide innovative, facendo sì che si creino nuove opportunità di lavoro, anche il territorio stesso si impoverirà, si invecchia, si impoverisce. Le imprese vogliono cercare di innestare un meccanismo invece di rinnovamento e di sviluppo. E questo sostanzialmente che chiediamo ai candidati. Speriamo che oggi ci sia l'opportunità già di avviare un primo step di dibattito, e poi questo dovrà continuare. Non ci illudiamo che si possa finire in una giornata. Tutto il programma della prossima legislatura noi ci auguriamo sia orientato a questo.